Eccoci qui, un amico di Overture, Pierpaolo Zaccai, buongiorno. Buongiorno Davide. Un guerriero, è stata una settimana di appuntamenti intensissima. C'è stata la manifestazione, giusto? Ti lascio subito la parola, il testo, il significato della manifestazione e come si è sgranata. Sì, la manifestazione nazionale si è svolta il 5 ottobre sul tema dei minori sottratti alle famiglie. Si tratta appunto dell'argomento che sta venendo a galla con prepotenza, per fortuna, in quest'ultimo periodo, che riguarda appunto la sottrazione coatta dei minori alle famiglie da parte dei servizi sociali comunali e con la formalizzazione di decreti provvisori da parte del Tribunale dei Minori. La manifestazione ha avuto successo, abbiamo manifestato a Piazza Montecitorio, è stata organizzata da Antonella Flati, molto impegnata anche per motivi personali, lei sente direttamente, è coinvolta. Abruzzese, si è coinvolta con l'Aquila, un bacio speciale ad Antonella. Come sì, no? Antonella è coinvolta direttamente perché ha vissuto la vicenda dell'abbandono familiare in prima persona, è stata in istituti, poi ha conosciuto diversi affidi eterofamiliari e quindi è stata una vittima di questa modalità appunto di abbandono. E, di conseguenza lei si impegna in prima persona appunto rispetto a questo argomento perché ne ha fatto le spese personalmente e quindi conosce tutto il vissuto che accompagna la perdita di una famiglia, la consegna del bambino o dell'infante o dell'adolescente ad un'altra famiglia oppure la permanenza in un istituto. La manifestazione è andata molto bene, c'è stata partecipazione nazionale di fronte a Piazza Montecitorio, hanno aderito diversi politici, Rocco Buttiglione, il senatore Franco Cardiello, il sottosegretario Antonio Guidi, i radicali, il partito radicale. C'è stato un coinvolgimento molto importante e segno evidente che si sta portando a galla questo mondo sconosciuto. Io ho avuto la possibilità di appurare che le persone, in linea generale, la collettività, la società, non è a conoscenza, in linea generale, dell'esistenza delle sottrazioni coatte dei minori alle famiglie. Per fortuna, ultimamente, anche le TV nazionali stanno trattando l'argomento e stanno contribuendo a costruire una conoscenza collettiva, una consapevolezza di questo insieme, di questo mondo che è stato taciuto per moltissimo tempo. È un mondo orribile che nasconde anche elementi molto insidiosi. In alcuni casi ci sono implicazioni con sette sataniche, ci sono state indagini che hanno portato alla scoperta, al rinvenimento di sette sataniche che poi fanno uso di questi bambini all'interno degli istituti, delle case di famiglia, delle case di accoglienza. Tra l'altro oggi è una giornata. Il martedì è la giornata più intensa perché ci sei te, poi c'è Massimiliano Frassi. Io chiedo scusa per le condizioni di salute. Che sono. Hai la voce un po' bassa. Addirittura, magari fosse solo la voce a tutto basso. Prego, prego, Pierpaolo, scusa. E quindi in questo. Ecco, i politici presenti rispetto a quello che era un argomento tabù, sette sataniche, pedofilia, implicazioni anche più alte di livello istituzionale. Come si sono posti? Cosa hanno promesso? Se hanno promesso un impegno? Si sta acquisendo consapevolezza. Poi è stato presentato già da tempo il disegno di legge del senatore Franco Cardiello, mediante il quale richiede l'abolizione del Tribunale dei Minori. Io però voglio fare un passo indietro e poi torno al disegno di legge. Raccontavo che all'interno delle vicende della sottrazione coatta dei minori alle famiglie si nasconde un mondo variegato, diversificato. In alcuni casi si tratta di sottrazioni che dovevano comunque avvenire, giuste, perché ci sono veramente condizioni gravi di fronte alle quali la pubblica amministrazione deve intervenire. Quindi ci sono situazioni gravi e situazioni più lievi. Però molto spesso, molto spesso,
la sottrazione è ingiusta. Questo è quello che mi sento di dire sulla base di un'esperienza maturata, stando a contatto con le famiglie, ricevendo mamme, ricevendo papà, esaminando i casi, studiandoli insieme agli avvocati, agli avvocati di riferimento delle diverse famiglie che mi hanno contattato. Molto spesso si tratta di errori da parte dei servizi sociali comunali, errori di valutazione, errori che si ripetono e che si moltiplicano, perché io ricordo, mi hanno insegnato che la verità è una, ma l'errore si moltiplica. Nel momento in cui viene compiuto un errore nella redazione di una relazione da parte dei servizi sociali, nel momento in cui poi il giudice la acquisisce, la valuta positivamente ed emette un decreto provvisorio di sottrazione, si innesca un meccanismo che porterà lontano il bambino dalla famiglia, e la famiglia molto difficilmente riuscirà a recuperarlo, anche perché la mamma entra in depressione, il conflitto familiare, se era lieve, si incrementa e si implementa, ci sono le spese legali da affrontare, spesso i soldi non bastano, non sono sufficienti, per cui i genitori vengono incastrati all'interno di un sistema che li schiaccia. Il bambino soffre. Volutamente li schiaccia. Volutamente, è quello più che ho capito. Abbiamo un sistema in sofferenza settoriale, più certe categorie sono. Davide, forti. Mi sento di dire volutamente anch'io, certo. Perché l'esperienza che ho fatto mi porta a trarne queste valutazioni. I bambini vengono inseriti in case famiglia, in istituti, c'è un business dietro queste case famiglia e all'interno di questi, sì, istituti. No, vengono sovvenzionati, no, dagli enti, certo, pubblici, certo. Si parla di rette di 300 euro, anche 1000 euro al giorno, si parla di cifre molto importanti, è un vero e proprio business. In Italia esiste, da parte di certi ambienti, il business sull'infanzia e sull'adolescenza, il commercio dei bambini. Credo che poi purtroppo sia una piaga, da inteso il commercio dei bambini, da estendersi a livello planetario. C'è un'altra iniziativa che ti riguarda, di cui ti vorrei sollecitare perché ne parlassi. Sì, la manifestazione si è realizzata il 5 ottobre e ora sto organizzando in prima persona il convegno nazionale sui minori sottratti, Stop Sottrazione Ingiusta dei Minori. Si terrà a Palazzo Valentini, alla sede principale della provincia di Roma, in via 4 novembre, dove esercito il mio incarico di consigliere provinciale. Il 30 novembre svolgeremo il convegno nazionale sulle sottrazioni ingiuste dei minori alle famiglie. Parteciperanno famiglie da ogni regione d'Italia, e la peculiarità di questo convegno è legata al fatto che le famiglie racconteranno i loro casi, la loro vicenda, di fronte a senatori, deputati, sottosegretari. Ci sarà ovviamente il senatore Franco Cardiello, che è stato il presentatore del disegno di legge sulla abolizione del Tribunale dei Minori per quanto riguarda la sezione civile, perché è sul ridimensionamento, la delegificazione delle attribuzioni, dei poteri e delle competenze ai servizi sociali comunali. Le famiglie appunto verranno da varie regioni d'Italia, potranno raccontare i loro casi, ci saranno avvocati, scrittori, persone che hanno scritto libri su queste tematiche, psichiatri, psicologi, onorevoli e famiglie coinvolte. Giornalisti, e sarà un altro momento di grande eco, un altro momento per costruire una conoscenza attorno a questo problema, a questo fenomeno. Io vi ricordo che questo impegno è un impegno straordinario, che noi abbiamo il piacere di raccontare il martedì qui a Radio Yes. Pier Paolo Zaccai, lo trovate nome e cognome come account Facebook, e lì sono promosse tutte le attività di questo uomo straordinario, di questo splendido ragazzo, che ricordo essere stato protagonista di una vicenda incredibile. Dice: da terzo mondo, da quarto mondo, non esiste un quarto, un quinto, un secondo mondo, esiste il mondo, e il mondo è fatto di istituzioni. In alcune parti del mondo le istituzioni funzionano, in altre diventano la lunga mano dell'ingiustizia. Vittima di questa ingiustizia, ha raccolto tutte le sue forze, le sue energie in un ambiente familiare che ha voluto anche rifocillarlo da questo punto di vista, ha preso a cuore, a pie mani,
tutti i dolori degli altri e li sta trasformando come è stato capace di trasformare la sua esperienza in energia positiva. E già martedì prossimo ci porterà qualche ospite, sono convinto, per parlare di quell'Italia dimenticata e che noi, grazie a voi, ma soprattutto grazie a Pierpaolo Zaccai, non possiamo e non vogliamo dimenticare. Pierpaolo, a martedì prossimo. Grazie Davide, un saluto e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie di cuore, rimanete con noi dopo altri ospiti, altri argomenti. A dopo.